Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con probabilmente l'ultima parte, stavolta davvero, di Pikmin 3 Deluxe, con le nuove avventure di Olimar. Non ero impegnato oggi, ma poi mi sono liberato. Ho risolto cominciando più tardi. Un saluto anche a te, Yato. Grazie per l'host. Ciao Trafitto, ciao Alex, ciao a tutti in chat. Ben arrivati, benvenuti. Ciao Vale, buonasera, buonasera carissima. Bene, bene, cominciamo subito. Non perdiamo altro tempo che. Appunto, già abbiamo iniziato più tardi del solito e cominciamo con appunto la storia extra del nostro capitano Olimar. Non ce li ho Alex ai piedi, non lo sai, chi fa gli streaming non ha i piedi. Giorno 5. Mentre stavo seguendo il segnale di un altro componente della nave, in qualche modo ho perso di vista lui. Dopo un po' l'ho ritrovato, ma era sull'altra riva di uno specchio d'acqua. Attraversarlo era troppo rischioso, così abbiamo deciso di dividerci e cercare un posto adatto per riunirci, sempre tenendo d'occhio le creature indigene. Nemmeno, non ho i piedi, Trafitto, non ho nemmeno i calzini. E che faccio? Se ti aggiudichi la medaglia d'oro diventerai professionista. E beh, allora proviamoci. Giorno 5, uniamo le forze. Bene, bene. Avevamo già intravisto questa missione l'altra volta, ovvero che appunto dobbiamo collaborare con lui che è dall'altra parte del fiume. Meno che non fai uno streaming di calci, i piedi non ce l'hai. Esatto. Ma è cosa risaputa ormai. Allora. Mi servirebbero i rocciosi. Che non abbiamo. Quindi forse ce li ha lui. Esatto, li ha. Proprio lui. Lui. Come state voi? Tutto bene? Siete pronti per questa prossima uscita di venerdì? Di Hyrule Warriors e non vedo l'ora. Buonasera Soja Cap, buonasera carissime. Ben arrivate. Ho montato una nuova TV 4K. Grande, grande Vale. Non aspetto altro, grandissimo. Che se non sbaglio, Soja Cap, avete giocato anche a Breath of the Wild, giusto? E te Vale, hai montato la TV 4K in vista della next gen? Voglio quei Pikmin laggiù, voglio. Ovviamente, oggi mi hanno spedito PS5, grande! Grandissima, bene, bene, sono contento. Ah, precisazione dell'altra volta. Mi sono sbagliato, lui non è il figlio del presidente, è un semplice impiegato come noi. Non sa fa niente, ma è un semplice impiegato. Così, giusto per darvi qualche precisazione sulla lore dei personaggi. Completato per bene, grandissimi. Yato, sì, ma dovrò aspettare Natale per averlo tra le mani. L'hai visto il trailer di Hyrule Warriors oggi? Allora, ci credi? Non l'ho visto, non ho avuto tempo. Cioè, l'ho intravisto, non l'ho visto troppo attentamente. C'è roba nuova o era un riassuntone? Ho visto che è uscito, ma. Allora, stiamo molto attenti qui, al granchione nazionale. Ah no, era girato, quindi in realtà era un'ottima occasione. No! Poveri, sono
sono stati mangiati brutalmente dal granchio, ma ora non ha più la chela, quindi... Vai Pikmin gialli, rifatevi. Ok, qui siamo arrivati a destinazione, non possiamo più fare niente, mi sembra. Quindi vi direi che torno momentaneamente qua. Lui ha quasi fatto. Ah, ok, è quello che fa vedere la faccia del... del mascherato, intendi? Del mago. Ok, allora avevo visto gli screen del sito giapponese. Ah no, del mascherato, intendi, del maestro Iga. Del maestro Koga, scusa. O dell'aiutante, insomma. Ah, dopo lo guardo. Ah, ok, l'incappucciato. Allora sì, il mago. Sì, quella si era vista... Che fortunello. Si era intravista nel... in degli screen su un sito giapponese. Però insomma, bene che sia stata resa nota a tutti ora. Abbiamo sgonfiato le felante. Ah, ok, l'hanno finita loro, perfetto. Allora, mandiamo qui loro. Quanti Pikmin alati? No, basta. Vi direi anche lo guardiamo insieme, ma non so se poi con copyright e cose varie Twitch si arrabbia, quindi... Quindi vi direi, me lo guardo per sicurezza, me lo guardo per conto mio. Dopo. Che non vorrei ricevere una segnalazione proprio ora che siamo vicini a... alla quota dei 50... dei 50 seguaci, quindi insomma tra un po' diventiamo affiliati. Di... Se avete amici interessati appunto al mondo nintendiano e dei videogiochi in generale, o degli anime, comunque magari prima o poi torniamo a parlare anche di quello. Chiamateli, che insomma fanno comodo. Poi una volta raggiunta l'affiliazione potremo, insomma, sbloccare diverse cosine divertenti, interessanti qui sul canale. E ampliare anche le attività con, a quel punto, gli abbonati. Ok, uno. Ok. Allora, facciamo venire Olimar qua. Che simbolo metterete per i punti canale? Allora, per i punti canale in realtà ancora non ci ho pensato se mettere qualcosa di personalizzato, ti dico la verità. Abbiamo già in mente le iconcine e le emoticon. Però ancora i punti canale non ci abbiamo pensato. Sarò onesto. Però ci stiamo ragionando su con gli altri. Quel posto sembra pericoloso, temo che lo sia. Ok.
Oh oh, ci ha visto. Via via via. Allora. No, dove andate? Occhio, occhio, al bestione. No, no, non voi, non voi, non voi. Per l'amor del cielo. No, basta, 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 basta. Sbagliato. Tipologia di Pikmin. Non hai sentito la risposta? È perché non l'ho data. Non lo sappiamo ancora cosa mettere per i punti canale. Nello specifico. Questo che è? Però ci stiamo ragionando su. Abbiamo in mente le emoticon, le iconcine per... Che cosa fanno? Ah, ok. Ah, ok, semplicemente per tornare indietro. Ok. Quanto ti manca l'affiliato? 5. 5 follower. Maledetto. No, no! Ha ruttato, non si fa. No, poveri, non fatevi mangiare tutti però anche voi. Ok. Ho una brutta sensazione, anche te. Allora, dobbiamo stare attenti perché potremmo fare così. Grande! Non so se è stata una buona idea in realtà usarlo su di lui. Alla grande! Abbiamo sconfitto tutti. Erano i Pikmin, il lupo cattivo che ha distrutto la casa di paglia del primo porcellino. Esatto, erano loro allora. In realtà non ha soffiato e sbuffato, erano solo tanti Pikmin che erano lì a cazzottare. Grandi! Cominciamo proprio belli carichi. Non posso descrivere a parole la mia gioia, quindi eccoti la medaglia di platino, il titolo di specialista senza pari è una canzone. E vai, ci dona un sacco di canzoni. Il presidente. La nostra idea di dividerci ha funzionato meglio di quanto pensassi. Siamo riusciti, siamo stati in grado di scambiarci i Pikmin di cui avevamo bisogno. E ciò dimostra che siamo cresciuti moltissimo come squadra. E soprattutto devo ammettere di aver sottovalutato lui. Non avrei dovuto dubitare della sua dedizione al lavoro. Quando rischia di morire anche lui si impegna. Ma non cantiamo vittoria troppo presto, Olimar. Priorità numero 1. Ricostruire il ponte. Priorità numero 2. Recuperare la frutta dai nemici. Tutto il resto è irrilevante. E va bene. La medaglia è solo per Olimar. Lui non si merita niente. Esatto. Ricordavo questo posto, ma qualcosa non quadra. Ma certo, non c'è più acqua. Così sono arrivate nuove creature a esplorare questa nuova fisionomia del territorio. Ma non mi impediranno di continuare la mia ricerca di frutta e pepite. È un rischio che vale la pena correre. E va bene, e allora noi correremo il rischio. Il canale prosciugato. Speriamo non sia il nostro.
non limitarti solo ai frutti. E non ci limiteremo solo a quelli. A quanto pare si è prosciugato tutto da queste parti. Allora, direi di ridividere i Pikmin. E ci siamo sempre trovati abbastanza bene con questa suddivisione. Allora, addio YouTube, Twitch ha preso il controllo dei 4K. Di me sicuramente. Allora, non sapendo bene dove sono i mostri, vediamo. Liberiamoci un po' la strada intanto. Oh là là! Ricominciano i mostri che sputano frutta gigante. Bene, ci piacciono, ci piacciono. Nel frattempo, oddio, no, ho sbagliato. Ah no, non ho sbagliato così tanto. Che fa? No, bro, devi prendere la bomba. Ok. Però ora ho sbagliato. Non dovevo usarle così. Ah, ok, me l'ha rimesse. Meno male che pensa ai bimbi stupidi come me. Basta! Però me ne servirebbero altre. Forse sconfiggendo i nemici ci dà altre bombe? Se no ci tocca ricominciarla. Forse non pensa così tanto ai bambini stupidi come me. L'ho ringraziato troppo rapidamente, forse. Vabbè, andiamo avanti con lui. Con Olimar intanto. Via via che lui c'ha la lingua lunga, se no vi mangia tutti. Guardalo, guardalo lo schifoso. Ok, allora, quanti ne servono? 12. Qui? Dimmi 3, perfetto. Mamma mia, loro sono proprio schifosi. A proposito di loro, eccole lì, altre bombette. Immaginavo non fossero le uniche. A proposito di insetti, c'è una zanzara che mi ronza intorno. No, 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 che lui è cattivissimo. Non volevo svegliarlo. No, no, no!
Però ora così è esplosa anche quella. Mannaggia. Chi si è bevuto tutta l'acqua? Non credo sia andata proprio così. Per ora siamo a corto di bombe. Mi sa che mi tocca ricominciarla perché ho buttato a caso le bombe. Vediamo, proviamo ad andare avanti, vediamo che succede. Non si vergogna questo formichiere che mangia pure le carote. Esatto. Pensi a mangiare le formiche. Allora. Ok, bravi. Ok. E aspettiamo. Perfetto. Ora andiamo a riprendere questi. Io faccio sempre body shaming, soprattutto con quella grassona di Brit. Ma ora non c'è, Vale, stai tranquilla. Tutto a posto. Ok, attraversiamo il ponte, vediamo se di là dal ponte c'è qualche bomba. Sperando di non farla scoppiare come quella di prima. Loro tre, mandiamoli a prendere questo, così si moltiplicano un po'. Che siamo a corto di rocciosi. Ah, ma di qua dal fiume non siamo andati. No, no, non lo portate. Ok. Ok, e lì ci sono altri pezzi, perfetto. Vai, lui. Vai a prendere gli altri. Ora c'è lui che rompe e truffa. Esatto. C'è sempre un elemento di disturbo. Anche in Pikmin. Portate anche quello. E voi intanto portate quelli. Così. Almeno ci rimpilziamo un po' di... Ok. Quella di prima eravamo stati più bravi, almeno per il momento. Qui non ce la siamo gestita troppo bene. Pikmin è molto realistico nella realizzazione dei personaggi, vero? Non sono poi così alieni. Qui quanti ne manca? 5, ok, perfetto. Ok.
No, no. C'è un formichiere. No, no. E che cavolo. Ok, ottimo. Ce la siamo cavata abbastanza bene. Oh, occhio, occhio, occhio. Bravi. Ok. Due di voi portino quello, così fate prima. Oro. Ok. Ok, di qua non si può andare. Cioè, non senza Pikmin, diciamo così. Che state facendo? Proviamo uno solo. No, sono buggati i Pikmin. Ci tocca spostare prima questo. No, anzi, spostiamo direttamente questo grosso. Vai, vai. Ok, perfetto. Ok. Con soli questi temerari Pikmin. E anche questi qua. Andiamo ad attaccare quest'altro schifoso. Che non è meno noioso del formichiere. Ok. È stato schiacciato un Pikmin, poverino. E ora Bacherozzolo? Come la mettiamo? No, 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 che vi butta... Ok. Però qui ci manca una bomba. Ah no, possono fare il giro lungo. E vabbè, faranno il giro lungo. Sperando che anche loro non si bugghino lì. Ok. Hai solo un minuto. Chissà se ce la fanno. Buttiamoglieli tutti. Se avessimo buttato giù... Ma dategli una mano, no? No. Ha detto no. Non voglio. Ma abbiamo preso tutto, a parte quello? Ah no, mancava tutta sta parte qua. Ah no, vabbè, tutta sta parte qua. Questa. Qui mi sa che ci... Sì, con questi frutti dorati ci guadagniamo un sacco. Però mi sa che ci becchiamo il bronzo qui. Non ho visto se siamo arrivati... ad altro. Ma qui ce la siamo gestita male. Non ho visto se siamo arrivati ad argento, onestamente. Oh, oh, oh. Ce l'hanno fatta. Siamo arrivati a argento giusto nell'ultimo secondo. Ok, dai, dignitoso. Argento ci sta, argento ci sta. Non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Vedi, nemmeno lui può lamentarsi. Benissimo, benissimo.
stiamo andando un po' spediti stasera, che insomma voglio vedere di finirlo stasera Pikmin. Questi frutti fanno pensare a quegli scienziati di Coppai. Ah, mi fanno pensare a quegli scienziati di Coppai e a tutto quello che fecero per salvare il loro pianeta. Ma ho notato che alcuni frutti erano scomparsi. Ho chiesto a lui se ne sapesse qualcosa. E lui ha mollato tutto ed è scappato. È davvero incorreggibile. Ma è il mio partner ed è il mio dovere riportarlo a casa sano e salvo. Cioè, si è mangiato pure stavolta i frutti. Non cambia mai. Non cambia veramente mai. Qui l'importante è superare più muri che puoi, in meno tempo possibile. Non perdere tempo a combattere con le creature se non è strettamente necessario. In quel caso dacci dentro. Grazie, Presidente. Seguiremo il consiglio. Forse ieri ho esagerato a rimproverare lui per il suo appetito insaziabile. In qualità di pilota e mentore non avrei mai dovuto cedere alle mie emozioni. Non che lui non abbia la sua dose di colpe. Ma devo assolutamente capire dove si è cacciato. Una volta ritrovato potrò iniziare a lavorare sul mio caratteraccio. No, non è vero, Capitano Olimar, sei molto bravo. Alla ricerca di lui. L'ultima volta che siamo andati a cercarlo non è andato troppo bene, se vi ricordate. Devo cercare lui. Oddio, no! No, ma questa è cattiveria pura. Cioè, cominciamo così? Con quello lì? No, per l'amor del cielo, sbrigatevi. No, però così non va bene. E che cavolo. Devo trovare il modo per arrivare in alto con questo blocco slittante. Cavolo, messo lì è proprio cattivissimo. Veloci, 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 veloci. Via di lì, via di lì, via di lì, via di lì. Eh no. Ragazzi, ho perso. E con un Pikmin cosa faccio? Che faccio? Gli racconto una storia. Piccalo, 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 piccalo. E che un Pikmin da solo, poverino, non può trasportare niente. Bravo! Da solo! Da solo! E ora? E ora? Cioè, no, non ho capito. Sta piattaforma che ci faccio? Proverò ad andare in acqua da solo. Ma non mi sembra ci sia niente in acqua. Mi sta sfuggendo qualcosa. Che devo fare? Là c'è della roba, però non credo che...
non credo che tirandolo da solo... non mi ci arriva là. Amici, qui finisce la nostra avventura. Vi giuro, non sto capendo come, come andare avanti. Allora, intanto ricomincia. Perché tanto c'erano morti tutti i Pikmin. Tuoi compagni di squadra riuniti il prima possibile, ok. Eh sì, però no. Ah, aspetta, ma non è che potevo... Ah, lo posso comunque chiamare lui. E io pensavo di doverlo trovare nel vero senso della parola, e quindi non lo potessi usare. Non ci avevo nemmeno pensato a provare a usare lui. Allora, ok, ora è tutto più chiaro. No, infatti non capivo, dicevo, ma che devo fare? Come vado avanti da solo? Mamma mia, ma c'è un sacco di formichieri. Sto bene da solo, no! Lui non si dicano queste cose. Povero capitano Olimar, che ti vuole così tanto bene. Facciamoci tanti Pikmin, così... possiamo battere i... Ah, però... Vedi quel brocco slittante? Dovremmo metterci sopra qualcosa. È veramente un ingrato! Ma non si fa così. Mentre lui estrae i Pikmin, noi vediamo di fare una cosina fatta bene a questo giro. Ok. Ora appena se ne va. Eh no, però, che... caspita! Mi tocca ricominciare un'altra volta? Eh sì, non ne ho altri. Mamma mia, però! Amici, mi dispiace, mi tocca ricominciare. Cioè, posso riuscirci anche con due Pikmin, a battere lo schifoso, però... È difficile questa. Cioè, è difficile per me che non so combattere. Vai via! Proviamo a combattere prima lui. Ok. Il primo attacco... Beh. Sai che ti dico, Olimar, non lo cercare. Sì, infatti, cioè, ci stiamo facendo tutti questi problemi per andare a cercare lui, che manco ci vuole. Quindi risolviamo il problema alla radice, non andiamo a cercarlo. Vai via, vai via! Fai schifo con questi occhi di fuori. Proprio brutto sei. Grandi, grandi! Ce l'hanno fatta. Grandi. Oggi siamo diventati più forti. Ok. Fame. Chissà, magari in questa timeline
Lui non dice che vuole rimanere solo. Magari non è un ingrato. Ok. Ora devo stare attento. Ok, va, perfetto. Quanti ne servono per portare il formichiere? 12. Mi piacerebbe prenderlo per il semplice fatto di essere riuscito a sconfiggerlo. Bravo lui. Ah, serve a qualcosa. Non avrei dovuto alzare la voce in quel modo. Poverino, hai sensi di colpa. Che caro che è Olimar. Io dico, nelle timeline il comportamento non cambia. Purtroppo probabilmente è così. Hanno preso tutto ciò che c'era da prendere? Sì. Perfetto. Ah, possiamo scendere. Oggi comunque stacco presto che ho mal di testa. Oh, mi dispiace, Vale, ma non ti preoccupare. Anzi, grazie mille per essere passato. Oltretutto abbiamo cominciato più tardi anche noi. Quindi ci mancherebbe. Nessun problema. Oh no! Sprecata. No. Ok. Non è una cattiva persona. Ma perché è sempre affamato? Vedete com'è bravo Olimar, cerca anche di capirlo. Un po' audace, questo attacco proprio diretto così. Ha funzionato, quindi ben venga. Ok. Oddio! Scappa! Oh no, però lì c'è un... C'è un muro. E noi forse adesso non abbiamo le bombe. Perché ne usiamo sempre male? Vieni, esci se hai il coraggio. Ah, hai fatto un errore. Ok, lì intanto c'è una bombetta. Dove stanno gli altri rossi? Qui. Perché è un egoista, ecco perché vuole mangiare sempre. Esatto. Ok. Qui ce ne saranno altre, quindi ottimo. E ora, per quanto mi andrebbe di usare le bombe, sarà meglio non farlo, perché probabilmente ci serviranno per i muri.
perché da questa parte vi ricordo che abbiamo due formichieri, ben due, non uno, ma ben due. Veloci, 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 bravi. Oh no, l'ha detto anche qui. Sono infame. Mannaggia, ce li ha mangiati alcuni. Allora, aspettate, vediamo. No, servono per forza lì, di sicuro. O scappiamo, come dei vigliacchi, che potrebbe anche essere un'idea. Uno ce l'hanno mangiato comunque. Buonasera, Luce Marsh, benvenuta. Ben arrivata, anzi. In realtà non so se si conosce la mamma di lui, ma si conosce la nonna. Che comunque, insomma, non fa la differenza, è il preferito di nonna. Ok. Uno. Due. E tre. Te vai a prendere quella. Se n'è il nostro Bomberman. Mi sembra di aver sentito la voce di lui. Vedete, lui si preoccupa per il suo amico. Lui invece sta bene da solo. Staci da solo, infame. Sarei tentatissimo adesso di andare lì e tirargli queste bombe in faccia, ma desisterò perché dobbiamo finire la missione. No, poveri! Via, 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 se no vi schiaccia. Si è ucciso da solo. Avete visto? Si è schiacciato da solo. Pazzo, un pazzuto totale. Insettoide sadico. Dai! No! E ammazza sto insetto, ma perché anche te non ti sei schiacciato da solo? Oh. Mannaggia, oro! Di poco, se basta ricongiungersi. Allora proprio di poco. Vabbè, vabbè, non importa, non importa. Tanto non vogliamo avere chissà quali risultati. Forse la mamma non ce la faceva più e l'ha lasciata alla nonna. Ci sta, è molto probabile. La tua performance di oggi è stata degna del titolo di professionista. Prendi questa medaglia d'oro. Quando ho ritrovato lui sembrava dispiaciuto per quello che aveva fatto, ma oggi, ma da oggi in poi lo terrò d'occhio più severamente. Anche quando lo salvarono gli scienziati di Coppai, scomparve per un po', fuggendo con tutte le loro riserve di frutta. Però questo pianeta è pericoloso e sono contento di avere qualcuno al mio fianco, anche se si mangia tutti i frutti. Vedete, in fondo Olimar gli vuole troppo bene, troppo buono, troppo bravo con lui, non se lo merita tutta questa bontà da parte sua.
Giorno 8. Stiamo rilevando segnali di diversi tipi di frutta gigante, per cui lui, goloso com'è, sarà già sull'attenti. Se tutto va bene, me la caverò senza ramanzine del presidente. Anzi, nei paraggi rilevo anche altri componenti del prototipo della Dolphin. Bisogna mettersi subito in marcia. Ok. Carnevale di frutta. Le creature sconfitte possono essere usate per aumentare il numero di Pikmin. Lo sapevamo, ma grazie per l'informazione. Allora, diamo... Che stanchezza. Ma devo essere forte. Che bravo, Olimar. Ok. Mannaggia, abbiamo solo i rosa in questa occasione. No! Ce l'ha mangiato uno. Poverino. Ce l'ha pappato al volo. Questa allora sarà tosta perché sono debolucci i rosa. Sono meno resistenti degli altri. Nuova lore. Ok, ma tutti insieme sono forti anche loro. Uno su quello. Gli altri su quello. Però possiamo andare in acqua in tranquillità. Lui per ora sta lì. Ci sono anche quelli blu, ma non credo che ancora si possano raggiungere. No, infatti, che sennò avrei detto ai blu di... cioè a lui di andare a prendere i blu. Ok. Uno va lì. Che bellini. I denti di leone o quel che sono. Ah, non si va di là. Pensavo si costruisse il ponte, invece no. Allora, io gli farei portare anche questi, banalmente perché più siamo meglio è. Già che appunto la forza non è il loro... la loro dote primaria. Meglio puntare sulla quantità a questo punto. Vado a Nanna, alla prossima. Ciao Vale, alla prossima e buonanotte. No, esatto, non... Oh, aspetta però. E poi non possiamo più tornare indietro. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Evviva. No, è vero, non ti dà così tanto peso sulla morte dei Pikmin in queste missioni extra. Ti fanno sentire molto meno in colpa, non ti dice nemmeno quanti sono. Solo in una missione ce l'ha detto. Noi comunque cerchiamo di non farli morire a casaccio. Che noi vogliamo bene ai nostri Pikmin. Però sì, è sicuramente meno pesante, ecco, diciamo così.
Ok. Quindi no. Bravissimi, mamma mia, ma siete dei fenomeni. Ok. Otto, nove, 10, manca uno. Ok. Poverino, era rimasto indietro. Ok, andiamo a vedere un po'. Ah, aspetta però, recupera loro. Visto, non è stato così sciocco da parte nostra lasciarlo qui. Così può raccattare questi. Allora, con lui andiamo di qua. E poi c'è qualcuno che manda un Pikmin alla volta contro i formichieri perché vuole veder morire le piccole carotine. Ma io no, io anzi, mi rammaricavo del fatto che mi morissero, ho riniziato un sacco di volte. No, no, attaccatelo, attaccatelo. Prima che torni nella tana. Bravi. Fragolona. Il problema è che non c'è modo. Quanti tesori, mi piace questo pianeta. Dai, esci. Su, esci. Esci, maledetto. Gamberetto schifoso. È un'altra fragolona. Per la gioia. Intanto proseguiamo con Olimar da questa parte. In questa grotta c'eravamo entrati anche l'altra volta, ve lo ricordate? Dobbiamo stare molto attenti qui, eh. Che quello è forte. Non posso arrendermi. E noi non ci arrenderemo allora. No! No, però dai, rialzatevi, veloci! Scattanti! Una strage di Pikmin rosa. No, qui hai fatto cilecca. Mi devo far aiutare per forza anche dai blu. I rosa non sono abbastanza forti per loro. Cos'è sta infamata? Vai via! Lasciami in pace!
Mamma mia, è stata veramente una strage questa. Sai cosa? Io non li sconfiggo. Io scappo. Altra frutta per la gioia di lui. Ok. Forse dovevo scappare fin da subito. Forse non è stata una buona idea. Oddio! Anche quello sarà tosto da sconfiggere, ma secondo me se costruiamo il ponte, torna nel buco, fatti gli affari tu, bravo, stai lì. È stato costruito il ponte, sì, perfetto, allora. Ci ricongiungiamo con gli altri. Ma non prima di aver portato questi frutti. Quanta frutta piace a lui e Brittany questo pianeta, si possono fare degli ottimi succhi. Ok. Perfetto, allora voi potenziatevi. Noi prendiamo questo. Lui lo recuperiamo. Ah, abbiamo costruito il ponte per andare dall'altra parte, bravi. Ora, non esageriamo, non diamo il comando a lui. Cioè, a tutto c'è un limite, eh. C'è un mostro non sconfitto qui, chi è? Ah, vabbè, a farfalla. Però ci dà il nettare, che male non fa. Ora proviamo ad andare a prendere il melone, che mi sa che è l'ultimo frutto che ci rimane. Forse anche i due cosi grossi dentro la grotta ci danno un frutto. Potrebbe essere, ma vediamo. Non ci voglio far morire tutti i Pikmin. Dietro il granchione sicuramente c'è il melone. Quindi io lì ci andrei. E utilizzerei l'ultra piccantezza. Bravi, attaccatelo così, bravissimi che siete dei fenomeni. Allora, incredibili, vi hanno fatto un lavoro eccellente, non è morto neanche uno poi. Portiamo anche lui, ma semplicemente per il fatto che se no non riescano a passare con il melone. Quanti ne devono portare? 20. Che carini. Alcuni sopra, alcuni sotto. Simpatico. Hai un minuto. Vediamo
quante risorse raccogliamo in questo modo. Siamo arrivati quasi al bronzo, lui non ci darà niente. Lui forse ci farà andare sopra il bronzo, immagino. Spero, se no abbiamo perso. Ok, oro, perfetto. E allora il platino è... Sì, il platino ce lo danno i frutti che probabilmente ci danno questi due mostri qui. Allora sì, erano da sconfiggere anche quelli, però... Non credo di farcela in un minuto. Andiamo, perché tanto non perdiamo, anche se stiamo a giro, quindi... Vale la pena provarci, no? È così, mettano meno ansia queste missioni, anche perché comunque sono singole... se le rifai non perdi tanto tempo, insomma. No, ok. Oddio, ma ci aspettava lì al varco. Via. Poi si dividono il melone quando arrivano, se non se lo pappa prima lui. Esattamente. Proprio questo. Lo spirito di sopravvivenza su questo pianeta. Mangiare la roba prima che se la mangi lui. Ottimo. La tua performance di oggi è stata degna del titolo di professionista. Prendi questa medaglia d'oro. Ma grazie, ma grazie. Oggi abbiamo raccolto frutta gigante, però nonostante i segnali intercettati dal radar, non abbiamo trovato alcun componente del prototipo della Dolphin. Brittany, la biologa di Coppai, potrebbe darmi una mano con questo mistero, dei frutti che mettono segnali dei componenti. Se riesco a trovare sane... se riesco a tornare sano e salvo, spero di poterle chiedere un parere. Allora, intanto torna Brittany, quindi l'avete invocata, ragazzi della chat. È tornata. E questa cosa dei frutti che mettano segnali dei componenti. Non lo so, ma mi ero un attimo fermato. Sarà mica... una critica, che ne so, tipo all'inquinamento, no? Al fatto che magari questa frutta è contaminata in un certo senso. Non lo so, non so come mai. Vediamo come mai. Se ce lo dicano alla fine, dicono, alla fine della storia. Sarò sincero, stavolta sarà dura e dovrai affrontare un gran numero di creature. Oltretutto non potrai creare nuovi Pikmin. Oh oh. Questo potrebbe essere un problema. Seguendo i segnali captati, mi sono ritrovato in una grotta e ho trovato il cronoreattore. È tutto sporco, ma per fortuna è intatto. Proprio quello che mi serviva per riportare la nave su Hokotate. Come diavolo avrà fatto a finire così in profondità? Bah, la cosa importante ora è riportarlo in superficie senza un graffio. Tutti vanno in Brittany. No, dai, poverina, povera waifu. È l'unica waifu che abbiamo qui. Insieme alla nonna di lui e alla moglie di Olimar. Allora... Questo componente è molto importante per la nave. Ok, cominciamo malissimo perché c'è il nostro amico ragno lì. E come ben vi ricorderete, io non mi ricordo. Cioè, non so sconfiggere i ragni. Ecco. No, ok, ce l'ho fatta. Non è morto. Ottimo. Mannaggia, di nuovo la melma schifosa. Povera Brittany, solo perché le piace un po' mangiare. Non c'è mica niente di male. Con questo buio ci si perde facilmente, vai. Sta a vedere, come si perde lui.
sbagliato! Ah no, ok, perfetto. Non ha fatto in tempo lui a entrare nel fiore. Non ce lo volevo buttare, il roccioso. No, dai, non è così nulla facente. È solo molto interessata al cibo. Più che al resto. Però è la biologa, deve studiare le piante, le cose. No? Ottimo. Su. Ah, è proprio la grotta quella... quella finale, il Dedalo finale, questo, mi sa. Quello col mostro dorato. Che ci ha fatto tanto patire. Ok. La cipolla non è arrivata fin qui. Accidenti, dobbiamo tenerci buoni piccoli. Allora, per ora lasciatelo qui. No, no, voi continuate. Oh, che fa quello? Allora, per ora non trasformerei nessuno... No, no, alcuni rossi li trasformerei almeno 5. Ma non sono orribile quando finiscano nei... nei fiori, mi viene sempre male. Buttaci anche lui in quei ciottoli o si sbatte la testa, poverino. Però gli farebbe bene, forse, un po'. Così forse si sveglia. Approfittiamone che non c'è Sara stasera, che è l'unica che difende lui, possiamo offenderlo. È l'unica che difende lui. Ma non se la merita, la difesa di nessuno. Brittany ha comunque i suoi pro. Lui no. Ok. No. Ok, perfetto. Vediamo un po'. Dobbiamo stare attenti, eh. Però siamo tanti, ce la possiamo fare. Vediamo. Ah, potevamo andare di qua. Brittany almeno aiuta un minimo. Esatto. Lui no, manco quello. Ci sono dei Pikmin rossi di là, quindi io ci andrei.
Anche se è una strada che in realtà non ci serve propriamente, ma... Ottimo. E ci ha dato anche una bombetta. Ok. Dove sono i rossi? Si sono già aggregati? Mi direi di sì. A chi la diamo la bomba? Un rosso, dai. Rosso, sei il nuovo bombarolo. Veloce, attaccatelo, dai. No, 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 no. Dovete attaccare il cane lì. Cioè, quel coso. Non è un cane. È tutto fuorché un cane. Un topo peloso. Cos'è? Una bestia definita. Ok. Ottimo. Intanto affido questo a voi. Fermatevi qui, avete fatto molta strada. Ok. Buttiamo giù il muro. È vero, è il Pikachu dei Pikmin. Bravissimo, Yato, non ci avevo pensato. Perché no? Allora, vediamo, ci sono altri muri da buttare giù? Sì, quindi non userei, per quanto mi andrebbe... però lì ci sono... Io la userei una bombetta contro di lui. Grandi, grandi, via, 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 scappare, scappare, scappare di lì. Prendi la bomba, scappa, 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 scappa. Bravi. Ok. Rompiamo i sassi perché è divertente, no, perché spero di trovarci qualcosa dentro. Ottimo. Ok, voi andate lì. L'astronave. Ok. Altro che il remake di quarta gen, i prossimi giochi Pokémon Alpha e Pokémon Alpha e Pokémon Olimar, ti immagini? Allora, vediamo. No, di qua. Oddio, no, 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 no. Porca miseria! Non ho fatto in tempo.
ci ha mangiato tutti i Pikmin. Quell'infame. Oh, come sarebbe a dire? Fermati subito. Lascia stare i miei Pikmin. Infame. Non c'è rimasto tanto tempo, eh? Non credo nemmeno manchi tanto, alla fine. La capsula è vicina, fate attenzione a proteggere il componente finché non si arriva. Oh no. Dai! È scoppiato. No! Dai! No! No, non ce l'abbiamo fatta tipo di pochissimo. Potresti darti un po' più da fare, se continui così mi porterai sul lastrico, mannaggia. Ci tocca rifarla, ragazzi. Ah, uffa. Questa era più tosta, eh. Fa in fretta, ce l'aveva anche detto, mannaggia. Il godo si estende nelle vene di chi vince, non in questa occasione. Verissimo. Oh, grandi, grandi citazioni, qui. Ok. Dobbiamo cercare di essere più rapidi, allora. Bravo, bravo, lui. Ok. Dobbiamo cercare... assolutamente, assolutamente, Yano, la possiamo gestire. Mentre loro finiscano i loro pezzi. Ok. Perfetto. Lui si mette in panciolle. Proprio seduto, come la nuova emote di Animal Crossing.
Allora, facciamogli trasportare quello. Ok, buoni qui voi. Stonk. Ok. Come prima. 5. Allora, vediamo. Questi forse, quelli lì forse non ci sono necessari. Ok, tutti buoni qui. I gialli li mandiamo a scavare. Poi devi fare yoga e jogging, come le nuove mosse di Animal Crossing. Mi sa che yoga e jogging lui non lo vedremo mai. Ok, dai, prendeteli. Veloci. Ottimo. Buttiamo giù il muretto. 1, 2 e 3. Fermiamoci qui. Che schifoso ci ha visto. Hanno tirato. No, poveri. Cos'era questo trappolone da parte sua? Infame. Oh, basta, basta, vai via. Ok. Non è morto ancora. Ok. Ok, bravo. Ok, ottimo. Proseguiamo intanto noi. Allora. Di qua no.
Allora, se non sbaglio, ok, sì, lì c'è. Quindi possiamo permetterci di usare una bomba su ciascuno dei due mostri. No, 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 di nuovo! Stavolta si sono salvati, meno male. No! Ma il suo sacrificio non è stato... Ah, no, invece... Non ha fatto in tempo. Proprio stupido lui, ci è andato proprio in faccia. Ma noi ce ne compiacciamo di questa cosa. Ottimo. Allora. Non so se è abbastanza vicino al muro. No, infatti. Ora aspettiamo. Due. No, non dovevi andare lì, però vabbè. Ok. Corri! Ottimo! Ok. Bene, manca poco. Come di... Guardate lì come distruggano tutto. Dove sono? Stavolta ce la facciamo in tranquillità, ma andate a dargli una mano. Su, 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 su. Veloci, veloci. No, loro non posso. Non ho raggiunto il massimo. Dai, 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 che prendiamo platino. Yes! From zero to hero. Alla grande, missione compiuta. Platino, da non esserci riusciti a prendere platino. E ce ne sono morti anche meno di prima, perché prima erano 10. Stavolta solo 6. Non posso descrivere a parole la mia gioia, quindi eccoti la medaglia di platino, il titolo di specialista senza pari e una canzone. Abbiamo sbloccato anche un obiettivo, grandi! Abbiamo trovato un altro componente, il radar ha già individuato il resto. Gli ultimi pezzi sono nascosti nelle regioni confinanti, ma abbiamo problemi a trovare i luoghi precisi. Secondo me, le creature del pianeta li hanno ingoiati per curiosità. Ecco perché non si vedono subito, non sarà facile ritrovarli tutti. Come? Ci siamo rifatti, la nostra sconfitta ci ha temprati e siamo arrivati a questo punto, esatto. Io pensavo, accidenti, quante sono ancora? Infilati nei recessi più impervi e usa i Pikmin più adatti a ogni circostanza. È l'ultima, ah ok, è l'ultima missione e potrebbe succedere qualsiasi cosa. No, aveva detto, cioè mi aspettavo insomma che fossimo verso la fine. Ma aveva detto mancavano ancora tanti pezzi. Ho identificato una zona dove convergono tutti i segnali dei componenti. Ah, ecco, del prototipo della Dolphin. Il problema è che rilevo anche un gran numero di forme di vita ostili. Temo che non sarà facile recuperare i componenti mancanti. Ma combattere vale la pena. Se questo significa tornare a casa dalla mia famiglia, o quotate, torno presto. Forza, dai! Il ritorno del prototipo.
Allora, se riuscissimo a trovare gli altri componenti, allora, lui si piglia i rossi e ne converto una decina. Questa telecamera così dall'alto? Cosa? E intanto vo. Lui invece si prende il resto, nessun roccioso. E via dietro al capitano. Io pensavo fossero 4 o 5 le altre missioni. Allora. Ottimo, ci siamo divisi, ma ci dobbiamo ricongiungere nuovamente, perché ci serve ogni tipologia di Pikmin qui. Tosto. Ok. Già con uno in meno è più fattibile la faccenda. Ok. E ora, caro il mio buzzoloso, oddio! No! Che strage ha fatto sto infame? Nella prima run erano, le prime missioni extra erano effettivamente ok, però siamo rimasti un po' a corto di Pikmin. Dicevo, le prime missioni erano 4. E non so se li recuperiamo più che altro. Mi sa di no. Cioè, non ne vedo qui a giro. Boh, vabbè, proviamo. Ah, ok. E intanto io vado avanti. Oh, alla peggio ricominciamo. Oh no! Ah, questa è una vecchia musica di Pikmin. Oddio, due, ma siamo pazzi! Ma cos'è? Ma no, ma mai. Cioè, allora, i Pikmin non rinascono. Non è che tipo porto la chiave e arrivano altri Pikmin. Ragazzi, qui ci stiamo tutta la notte. Vediamo. No, non torna niente. Io ricomincerei, eh.
Dobbiamo stare attenti qui. Mamma mia, sì, però i due boss come li sconfiggiamo? Allora, a quello roccioso distruggiamogli tutto il guscio, se no ci schiaccia tutti i piccoli. Non so se... No, aspetta. Mi faccio altri rocciosi. Che se no, poverini, son meno, ci mettono una vita. Domani è un'interrogazione, allora in bocca al lupo, Iato. A venerdì. E buonanotte e grazie mille per essere passato. No, un attimo. Ah, ok. C'era qualcosa, non mi tornava, infatti. C'era troppo pochi. No, 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 no. Eccoci. Due sono già morti. Mannaggia, mannaggia. Ok. Se ce ne muoiono due qui, ragazzi, andiamo veramente poco lontani. Ok. Già meglio. Sta cosa che non si possono riavere i Pikmin è cattivissima. È veramente infame. Ok, che è l'ultima partita, è l'ultima missione, però insomma. Dove va? Dove va? Scappa, scappa! Allora, i rocciosi dovrebbero salvarsi da lui, non dovrebbero rimanere schiacciati. Certo è che ci mettano abbastanza a... Oh no, sbagliato. Vabbè, però... Ok. Allora. Io manderei... Tutto appiccicoso. Io manderei rocciosi. E lui poi li va ad attendere qui. Non ci sa nemmeno... Lo spray per potenziare i Pikmin, mannaggia. Via, 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 che lui mi pesta, se no.
No, 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 non vi fate calpestare. Ok. Ottimo, ottimo. Allora, loro. E loro. E ora noi proviamo a battere quest'altro. Dov'è? Fatti vedere, eccoti. Allora lui dovevamo attaccarlo prima sulle gambe. Oh no, sono andati fuori dallo stage. Vabbè, però così almeno non li calpesta. Vediamo il lato positivo. Dai, che appena gli cascano i capelli si indebolisce come Sansone. E dove gli sono rimasti? Qui, 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 qui. E ce n'ha... Ah, ce l'ha anche sopra. Ah, qui se no... Però se non altro non c'è il tempo, eh. Ci graziano con questa facilitazione. Grazie, grazie. Non riesco a capire. Dove siano le altre gambe da attaccare. Quindi in realtà sto andando un po' a caso. Perché. Io le sto lanciando un po' su tutte. Eccolo, eccolo! È il momento, è il momento, è il momento, è il momento! Dai, 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 dai! Ok, ce l'abbiamo fatta! Cos'è? Un razzo! Che fatica, veramente! Bene, tra poche ore avremo la nostra navicella. Speriamo. Dov'è la strada? Di qua. Ah, quindi... Non dovrebbero esserci altri pezzi. Speriamo. E ora aspettiamo i nostri cari Pikmin, che dopo aver battuto questi due ragnoni d'oro ci riportano l'ultimo pezzo di navicella e dovremo aver finito. Finito tutta la modalità storia, compresa di extra, di Pikmin 3 Deluxe. Bene, vediamo poi come si conclude il tutto. Se ci danno delle risposte sul fatto perché la frutta emanava, insomma, segnali elettromagnetici o se ce lo lasciano così immaginare a noi. Non è da escludere. Ho sbagliato. Vediamo se torna la nostra Brittany. Amore e odio per Brittany.
Eccoli qua. Ce l'abbiamo fatta. Missione compiuta. E qui però prendi per forza il platino. Ah, forse dipende dal tempo anche. Non so. Doppia fatica. Non posso descrivere a parole la mia gioia, quindi eccoti la medaglia di platino, il titolo di specialista senza pari e una canzone, come di norma ormai. Avanti, vediamo, vediamo cosa ci attende. Grazie a lui e ai Pikmin, soprattutto ai Pikmin, il prototipo della Dolphin è di nuovo in funzione. Ci è voluto un po'. Ma finalmente posso tornare a casa. Ah, che bella la Dolphin. Riecco i Pikmin, che vengano a salutarci. Stavolta per davvero? Chi lo sa? No, la canzoncina! Che bellina! Mezza cantata dagli umani e mezza cantata dai Pikmin. Sì, tutti così. Eccola qui, PNF-404, qui si intuisce facilmente che è la Terra. E i nostri due eroi tornano. Un eroe e il suo compagno, più che altro, tornano a casa. Ah. Ok. Sommario. Giorno 10, identificato una... Ah no, ok, niente, ci dà solo ok. Quindi niente, finisce così. Come immaginavo, non ci davano risposte per quanto riguarda... La questione della frutta, ma secondo me potrebbe essere, insomma, una critica non troppo velata al fatto che, appunto, no, sull'inquinamento, perché la frutta, appunto, reagiva esattamente come fosse stato un componente elettrico, magari, appunto, voleva essere una critica da quel punto di vista, dal punto di vista... dell'inquinamento verso l'ambiente, le piante, appunto, no, i pesci che mangiano la plastica, ad esempio, e magari appunto a causa di scorie, radiazioni, la frutta appunto ha cominciato a emanare queste onde elettromagnetiche, magari voleva essere una cosa di questo tipo. Quindi niente ragazzi, abbiamo ufficialmente finito Pikmin a questo punto, ci sono vabbè le missioni e il bingo, ma sono appunto tutta roba di contorno, la storia l'abbiamo completata tutta, quindi io vi ringrazio, a questo punto finiamo qui, così finiamo leggerissimamente prima del solito, in realtà no, siamo in orario, ok, meglio addirittura anche precisi come orologi svizzeri. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e per avermi seguito per tutta questa avventura con Pikmin 3 Deluxe. A questo punto il prossimo appuntamento è per venerdì con Hyrule Warriors, l'era della calamità. Io onestamente non vedo l'ora, sono super in hype, quindi io vi aspetto venerdì non alle 21.30 ma al solito orario, quello classico, alle 21, e continuiamo perché riprenderemo da dove siamo rimasti con la demo, quindi andremo a arruolare i quattro campioni
per insomma farci aiutare in questa grande guerra, e scopriremo insomma episodio dopo episodio qui sul canale insieme che cosa ci aspetta in questo nuovo Hyrule Warriors, in questo prequel di Breath of the Wild, che forse non sarà proprio un prequel vero e proprio, sarà qualcosa di diverso, chi lo sa, lo scopriremo insieme, perché appunto anch'io non so niente, a differenza di questo gioco dove mi mancavano solo appunto queste storie extra che erano un'aggiunta della versione deluxe per l'era della calamità, completamente in alla cieca. Quindi io vi aspetto e nel frattempo vi auguro una buona notte. Grazie ancora per avermi seguito e alla prossima. Ciao!